il primo commento penso che sia doveroso da parte nostra, da parte di tutti, fare i complimenti a Ravenna che ha vinto questa serie con merito, e devo dire a loro, come devo dire a noi, che dobbiamo essere orgogliosi perché siamo forse due delle poche squadre che hanno avuto il coraggio di affrontare i playoff e di finire questa stagione con la squadra con cui hanno iniziato la stagione. Ed è una cosa di cui dobbiamo andare fieri noi, devono andare fieri loro, perché significa che hanno raggiunto gli obiettivi e abbiamo raggiunto gli obiettivi con il lavoro che si fa ogni giorno in palestra e superando tutte le difficoltà con il lavoro e con la forza del gruppo, cosa che non hanno fatto tutte le squadre. E quindi sicuramente complimenti a loro. Per quanto riguarda noi, la partita penso che oggi fosse alla nostra portata, come erano state tutte e tre le partite precedenti, forse con un pizzico di testa in più, dico, nel senso che magari forzando non mille possessi in meno, ma magari 3-4 possessi in meno nei momenti chiave della partita, forse avremmo portato a casa anche questa. Detto questo, dico che è anche stata la forza della squadra che ha avuto per tutto l'anno questo, quindi è stato un sistema, quello di Fabio, che fino ad oggi insomma è stato un sistema vincente, quindi diciamo che non possiamo rimproverarci niente di particolare. Niente, finisco questo mio intervento ringraziando tutti voi sicuramente, e tutte le persone che ci sono state vicino, perché penso che, almeno io ho fatto il mio secondo anno qui a Roma, gli anni precedenti da romano li vivevo dall'esterno, e penso che l'entusiasmo che forse siamo stati in grado di riportare quest'anno, nonostante sia campionato di Lega 2, non si vedeva da molto tempo. Quindi ringrazio voi, ringrazio tutti quelli che sono stati vicini, ringrazio ovviamente i miei compagni, lo staff e la società, perché penso che abbiamo fatto un grande lavoro e non era semplice, perché l'estate scorsa siamo ripartiti per l'ennesima volta da zero. Abbiamo avuto anche un cambio di sede, abbiamo spostato tutto da un'altra parte, quindi non era assolutamente facile. E siamo partiti comunque per le vicende che tutti sapete, in ritardo rispetto agli altri. Quindi penso che al di là dell'amarezza e dell'incazzatura perché siamo usciti dalla serie, penso che è giusto guardare a tutto quello che di buono abbiamo fatto e che hanno fatto ognuno di noi. Domande? Sì, allora, prima di tutto una grande stagione, comunque vada, siete stati straordinari, con tutti i limiti, ma anche con tutti i pregi, sicuramente vero, ci siete lì. Quanto hai sofferto in quel mese in cui sei stato là? Beh, ho sofferto tanto soprattutto perché in quel mese i miei compagni hanno giocato 6 partite in un mese, perché ci sono state una serie di infrasettimanali e di recuperi, erano le partite in cui ci giocavamo l'accesso alle final eight, quindi ho sofferto tanto perché non potevo dare il mio contributo, però per i valori di cui parlavo prima e per quello che abbiamo dimostrato durante l'anno, i miei compagni in quelle partite lì hanno dimostrato che con il lavoro e con il gruppo, insomma, quest'anno siamo sempre andati oltre le difficoltà e hanno raggiunto lo stesso quell'obiettivo. Quindi poi diciamo ho sofferto perché stare un mese a letto per uno di 35 anni è diverso che per uno di 20 anni, quindi magari poi ci metti un po' di più a entrare in condizione. Però forse è stato il momento in cui il gruppo ha capito che anche senza te che quando sei tornato in forma hai dimostrato quanto posso dare alla squadra, non solo in termini di punti quanto proprio di leadership, no? Hai visto come
piacere come la squadra è cresciuta, comunque anche senza di te. Sì, sì, ma sicuramente quello è stato il momento, penso. No, però è stato il momento più importante della stagione in termini proprio di consapevolezza. Uno fino a fine dicembre, inizio gennaio, non sa mai a che altezza deve mettere la propria asticella, quali possono essere gli obiettivi da porsi. Invece penso che in quel momento lì abbiamo capito che stavamo andando nella direzione giusta e che se avessimo continuato così ci saremmo tolti qualche soddisfazione, e quindi siamo contenti così, diciamo. Grazie.